Automobilisti costretti a pagare piccole somme, ma in alcuni casi è stato richiesto anche 5 euro. Intimidazioni consistite nella prospettazione di aggressioni fisiche e danneggiamento delle autovetture, verificatesi poi in alcune circostanze documentate a seguito della mancata corrisponzione del denaro richiesto indebitamente. È un problema molto conosciuto in città che non sempre però può essere risolto con risposte immediate, che mette in difficoltà gli utenti della strada, ai quali però il procuratore capo della Repubblica, Corrado Lembo, ha rivolto questa mattina nel corso di una conferenza stampa il suo ringraziamento per la collaborazione e la conclusione delle indagini. No, questa volta abbiamo trovato un'ampia collaborazione da parte dei cittadini e così abbiamo potuto, per così dire, moralizzare un settore che presentava anche delle criticità riguardo proprio alla tranquillità dei cittadini e al loro desiderio, ecco, di poter vivere liberamente, senza pressione, anche i momenti della sosta automobilistica. Un doppio pagamento in alcuni casi, soprattutto nelle zone gestite da Salerno Mobilità, si richiedeva un doppio pagamento per tenere l'auto tranquillamente parcheggiata. Sì, e questo è un fatto veramente sgradevole, perché insomma si ponevano questi parcheggiatori abusivi con un atteggiamento di iattanza e quindi di protervia nei confronti dei cittadini che avevano già adempiuto a quello che era un loro dovere, il pagamento appunto del pedaggio. Quindi è una tassa aggiuntiva che non era in alcun modo giustificata, che magari poteva essere pagata come una mera oblazione volontaria nel caso in cui il cittadino avesse voluto accedere alla sollecitazione del parcheggiatore, ma quando diventa una sorta di obbligo implicito, condizionato anche da un atteggiamento appunto di natura estorsiva, entriamo nel campo dell'illegalità, piccola ma illegalità. Sì, noi non è che abbiamo colpito i parcheggiatori abusivi, tout court, abbiamo colpito i parcheggiatori abusivi che alla condotta abusiva hanno aggiunto un quid pluris, cioè un atteggiamento minaccioso, estorsivo e quindi qualcosa di delittuosamente significativo. Non è che abbiamo punito colui che tende la mano per avere un aiuto da volontario da un automobilista, ma coloro che impongono, ecco, una tassa aggiuntiva che non è in alcun modo giustificata.